Carissime amiche e amici, quando ho aderito a Futuro e Libertà per l'Italia ero convinto di entrare, lo sono tuttora, in una nuova era della destra europea, italiana, di militare in un partito realmente moderno ed europeo, dove però per Europa non si intende soltanto il Fondo Sociale Europeo, l'Europa delle banche o dei contributi per le vacche della Valtellina. Io penso e penso tuttora di prendere parte ad un nuovo soggetto politico che non sia la fotocopia più o meno ingrandita di altre realtà politiche. Perché vedete, qui si parla di legalità, di welfare, di ricerca, ma io vi sfido a trovare un partito che non sia per la legalità, per il welfare e per la ricerca. Conoscete forse politici che con i fatti o con le parole sono contro lo sviluppo o sono per l'evasione fiscale? Davvero pensiamo di essere un qualcosa di nuovo nel momento in cui diciamo le stesse cose e siamo le stesse persone di tutti? Vedete, qui oggi abbiamo fatto delle commissioni, statuto, programma, cultura, innovazione, ambiente, welfare, sviluppo, legalità, ma davvero siamo convinti di avere una nostra identità? Se nel momento in cui accenniamo ai diritti civili ci nascondiamo dietro la comoda e sempre pronta libertà di coscienza. Ci sono migliaia di donne italiane che si recano nelle cliniche svizzere per procedere all'inseminazione artificiale. Ci sono centinaia di migliaia di coppie omoaffettive che sono senza diritti e senza doveri, cioè senza garanzie reciproche. È l'unico caso l'Italia nel panorama politico dell'Europa occidentale, ma siamo stati superati anche da paesi dell'Europa orientale, dell'America Latina e persino dal Sudafrica. E ci sono milioni di anziani che chiedono la libertà, a proposito di libertà, di decidere sul trattamento di fine vita. La ringrazio. Ok, ho finito. Allora brucio tutto il mio intervento e termino solo con una frase. No alla libertà di coscienza, sì alla coscienza della libertà.